tutte e due hanno iniziato il 2013 con una sconfitta. Entrambe hanno vinto solo 3 partite e ne hanno perse 8. Ambe due, per la verità più una, non sono in una posizione di classifica serena e quindi domani metteranno in campo, oltre al gioco, grinta e cuore per conquistare punti importanti. Stiamo parlando della sfida tra Blu Volley Quarrata e Nottolini, gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B2 Girone. Le padrone di casa sono al penultimo posto in classifica, quota 11 punti, mentre le capannoresi, grazie al punticino conquistato sabato scorso, nonostante la sconfitta, sono riuscite a fare un saltino in avanti al quintultimo posto a quota 14 punti e quindi fuori per un pelo dalla zona retrocessione. A fare la differenza tra le due squadre, sconfitte come detto per 8 volte, sono proprio i risultati delle gare. Quarrata ha infatti perso 2 volte 2-3 e altrettante 1-3, ben 4 volte 3-0, mentre Nottolini è stata battuta solo una volta nettamente e poi a 6 sconfitte al tiebreak e alle restanti per 3 set contro 1. Risultati che sulla carta vedono quindi le ospiti più quotate a tornare ad assaporare quella gioia della vittoria che manca ormai dal 28 di ottobre. Da segnalare però che anche le padrone di casa sono squadra che non molla, anche il KO netto rimediato il 5 gennaio contro la forte Cesena, terza in classifica, è stato comunque combattuto. Quarrata ha perso il primo set per 5 punti e il terzo per soli 2 punti, grazie soprattutto agli attacchi di Gassani, giocatrice cui Maltagliati e compagne dovranno fare molta attenzione. Insomma, quello che è certo è che sarà una partita combattuta perché entrambe le formazioni si vogliono rimboccare le maniche in vista della penultima partita di andata, importante in chiave salvezza.